arrivato quest'anno. È stata davvero un'esperienza molto positiva. Oggi chiudiamo, oserei dire, in bellezza con l'orchestra a cui noi teniamo di più, che è l'Orchestra Sinfonica IAM, cioè quella dei nostri studenti. Sarà un concerto molto bello, loro si sono preparati, abbiamo affidato dei tutor per lo studio, abbiamo creato, insomma, tutta una serie di una situazione tale da poter, spero, ma credo di sì, rendere un risultato artistico che sia a livello di un conservatorio che funziona. Questa serata è anche una serata particolare perché nella tradizione che abbiamo inaugurato ormai da un paio di anni, questo concerto è dedicato all'Associazione Libera, un'associazione nata nel 1995, fondata da Don Ciotti. In occasione della prossima giornata nazionale contro le mafie, contro tutte quelle situazioni con cui, insomma, la nostra società deve confrontarsi. E a proposito di questo, io chiamo qui a rappresentare, diciamo, l'esigenza dell'associazione, il coordinatore provinciale Giuliano Sereno. Salvatore Spinelli, che è impegnato nell'incontro con i familiari delle vittime delle mafie che sono già arrivati in Puglia in vista della manifestazione che si terrà mercoledì, e vi porto anche i saluti di tutto il coordinamento provinciale di Libera. Consentitemi innanzitutto di ringraziare il Conservatorio di Foggia, il suo direttore, il maestro Montarulli, per aver scelto di dedicare questa serata all'Associazione Libera e alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. E consentitemi di ringraziare anche l'orchestra IAM che si esibirà questa sera. Sono tutti ragazzi, no? E io penso che proprio da loro debba partire il... Vabbè. Ragazzi, anche non ragazzi. Debba partire la reazione alle mafie. Io penso che anche questo sia uno dei momenti che ci avvicina al 21 marzo, uno dei 100 passi verso il 21 marzo. Perché? Perché anche la musica, l'arte, la bellezza in genere sono un antidoto alle mafie. Immaginiamo che la musica che sentirete, che sentiremo questa sera, sia una sorta di reazione, di contraltare al rumore delle bombe che avete sentito nella notte tra mercoledì e giovedì, a meno di una settimana dal 21 marzo. Ebbene, perché è stato scelto Foggia come luogo principale nazionale della giornata della memoria e dell'impegno? Per due motivi essenzialmente. Innanzitutto per accendere i riflettori sulle mafie della Capitanata, che sono spesso poco conosciute a livello nazionale, spesso confuse con la Sacra Corona Unita, che in realtà esiste nel sud della Puglia. Qui invece, come sapete, c'è la società foggiana, la mafia garganica e la mafia di Cerignola e di San Severo. Quindi da un lato per far conoscere questa realtà, finora purtroppo sottovalutata spesso anche dalle istituzioni, ma nello stesso tempo anche per illuminare tutte quelle realtà che giorno per giorno combattono le mafie, che contrastano le mafie, che si contrappongono. Ed è proprio quello che faremo noi quel giorno, il 21 marzo. Io sono sicuro che voi tutti ci sarete mercoledì in piazza, camminerete accanto a noi e sarà quasi un abbraccio che daremo ai familiari delle vittime per chiedere giustizia, per chiedere verità. Dobbiamo dimostrare appunto che non abbiamo paura delle bombe, ma non perché siamo incoscienti, non perché siamo degli eroi solitari, ma perché sappiamo che ciascuno di noi deve fare la propria parte, perché crediamo in noi, in una comunità che è capace di reagire alle mafie e di sconfiggerle. Io non vi voglio rubare altro tempo, vi ringrazio nuovamente. Vi auguro una buona serata e ci vediamo al 21. Vi auguro una buona
la seconda partita per Violino. Grazie a questa mano. Thank you.
Thank you.